vita e la storia dei fratelli Traversari, mosaico artistico da quattro generazioni, ma adesso dopo il coronavirus dicono siamo veramente disperati, le nostre opere hanno bisogno di qualcuno che possa vederle. Siamo la quarta generazione, io e mia sorella, la nostra ditta risale alla fine dell'Ottocento e poi col mio nonno, mio fratello di mio nonno e mio babbo hanno portato avanti la produzione di mosaici sia in commesso fiorentino, cioè in pietre dure, mosaico tipico di Firenze, sia il micro mosaico in vetro filato, che è una tecnica molto particolare risalente invece a Roma alla metà del Settecento, dove le tesserine di vetro sono piccolissime. Infatti micro viene da tessere microscopiche molto piccole e poi facciamo anche il mosaico tradizionale, quindi siamo penso gli unici a offrire una produzione di mosaico con queste tre tecniche differenti: pietre dure, micromosaico e mosaico tagliato. Chi acquista una di queste opere decide di acquistare anche un pezzo di vita dell'artista e lo sa, degli occhi, delle mani e della mente che minuziosamente ha progettato ogni millimetro, mesi, a volte anni dell'artista sono racchiusi in quell'opera, una suggestione che difficilmente si può cogliere se non ci si immerge nei luoghi dove quest'arte è nata e nella passione dei custodi che ancora la portano avanti, più unici che rari al mondo. C'è una grossa preoccupazione perché ecco, ora sarebbe dovuta partire la stagione, diciamo, turistica, e quindi per noi i mesi dove si incassa di più, invece sappiamo già che di fronte a noi ci sarà invece un vuoto, perché non si sa, le frontiere sono chiuse, non si sa, poi i turisti anche prima che tornino sicuramente c'è la paura anche ora di viaggiare. E quindi c'è una grossa preoccupazione, ecco, per il futuro. Perché quello che si apprezza nelle nostre lavorazioni è proprio vedere il lavoro work in progress e le nostre cose in una foto, su un video, non rendono, cioè la bellezza delle pietre, le tessere, la minuziosità delle tessere in video non rendono, quindi bisogna vederle di persona. Quindi, se la bellezza salverà il mondo, certamente il coronavirus non può prevalere su tanta bellezza che vediamo intorno a noi, quindi un po' di fede ce l'avete. Noi sì, tanta, perché insomma siamo la quarta generazione, quindi se non avessimo avuto fede fino ad ora, le crisi ne abbiamo passate tante noi. Prima mio nonno, dopo la seconda guerra mondiale, poi c'è stato gli anni di piombo, poi c'è stato ora gli ultimi, il 2008 con l'America e i problemi che sono poi seguiti, quindi noi abbiamo speranze, abbiamo soprattutto voglia di continuare il nostro mestiere e di poterlo far conoscere in tutto il mondo.